Consigliera Catalano, tra poco partirà il nuovo anno scolastico, probabilmente il 24 di settembre, ma voi questa mattina in conferenza stampa avete denunciato delle criticità che riguardano alcune scuole di Pescara. Oggi non è più solo Borgo Marino ad essere la palestra che ospita quattro aule, ma anche l'Illuminati. Dopo che ci siamo sentiti dire dall'assessore, quindi dal vice sindaco e dal sindaco, che diffondevamo fake news, invece abbiamo trovato riscontro. Come abbiamo trovato riscontro di tutte quante le azioni che abbiamo chiesto e che abbiamo chiesto di sottoscrivere con degli ordini del giorno, queste nostre richieste ci hanno sempre detto no. Risposte secche, no determinati, e poi invece apprendiamo che venerdì, sempre in commissione istruzione, apprendiamo dal vice sindaco che è stata inviata una richiesta di disponibilità da parte delle strutture, delle domus, e quindi è stato svolto quello che noi avevamo chiesto già da tempo, cioè un'indagine anche nelle scuole paritarie degli enti religiosi, perché potevano mettere a disposizione delle strutture che attualmente sono libere. È troppo tardi perché noi abbiamo dei genitori che sono davvero arrabbiati a Borgo Marino, perché sono venuti in sopralluogo con noi e hanno visto lo stato di fatto. E ancora di più io mi chiedo, la sicurezza, ma verrà realmente garantita? Il secondo punto che mi preme sottolineare è anche che cosa accadrà alle associazioni sportive che il pomeriggio offrono delle attività per i nostri ragazzi al fine di contrastare il disagio giovanile. Ebbene, vice sindaco venerdì ci dice che le associazioni hanno avuto la gratuità sicuramente dei parchi in questo periodo, però è anche vero che l'assessore Martelli poi ha affermato di aver aumentato i canoni per queste associazioni.